Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Io sono Chiara e sono un interior designer. Ci ho pensato un po' prima di girare questo video perché, come avrete visto dal titolo, oggi parleremo di attività da svolgere durante la quarantena. Ci ho pensato un po' perché effettivamente aprendo internet, accedendo ai social, Google, qualsiasi cosa noi facciamo su internet in questo periodo, siamo bombardati da notizie riguardo al coronavirus, quindi se qualcuno aveva qualche proposta da fare, qualche consiglio da dare per affrontare al meglio il periodo di quarantena durante appunto l'emergenza sanitaria del coronavirus, tutte le informazioni e tutti i consigli possibili sono già stati dati. Quindi era un po' titubante perché non amo questo modo di affrontare l'emergenza, nel senso che sì, va bene parlarne, va bene limitarsi a dare qualche consiglio, ma quando la mole di informazioni inizia a essere ridondante, quindi sempre le stesse cose, tutti devono dire la propria, inizia a diventare, a mio avviso, cioè per quello che percepisco io su di me, piuttosto pesante. Ogni volta che su internet, per esempio, se devo cerco di distrarmi con video su YouTube che non hanno niente a che fare con il coronavirus, che non danno suggerimenti, leggo articoli sui blog che parlano di tutt'altro, cioè se posso mi faccio delle risate con un video online, oppure cerco di informarmi, cioè cose che comunque non hanno nulla a che fare con questo argomento. Io in questo video vi parlerò di tre modi diversi e per ciascuno di questi tre modi vi ne elencherò altri tre e a volte ancora altri tre, adesso capirete bene cosa intendo, modi per affrontare la quarantena incentrati tutti sul design, quindi tutte queste cose ovviamente non esulano dal mio argomento principale che è quello del design e architettura di interni. Sono cose che però potrete fare sempre, al di là della quarantena, quando torneremo tutti nella normalità. Avremo voglia di guardarci un film riguardo al settore del design, leggere un libro o fare un'attività che rientri nel design, ma magari in maniera ludica, si può attingere da questo un'idea da questo video. Allora, ho parlato fin troppo. Io intanto la prima cosa che vi chiedo è di mettere un like a questo video se vi piace l'idea, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella a fianco alla parola iscriviti per non perdere tutti i prossimi video perché ci saranno delle belle novità. Entriamo subito nel merito di questo argomento. Allora, per affrontare la quarantena ho pensato a tre idee differenti, nel senso tre attività vere e proprie, manuali o giochi, a tre tipi di lettura, a tre cose da guardare, film, serie, documentari. Iniziamo con la prima, quella che riguarda le attività. Allora, tutti hanno già proposto quella di mettere mano all'arredamento di casa propria. È vero, uno può cercare di migliorare, soprattutto in questo periodo che tutti i piccoli difetti di casa saltano all'occhio perché siamo in casa 24 su 24, 7 giorni su 7, poter sistemare quelle piccole cose poco funzionali o poco estetiche che colpiscono la nostra attenzione durante questi giorni in quarantena. Ma mi rendo conto che non è molto fattibile, poiché appunto non possiamo andare in giro per negozi e assolutamente l'arredo va comprato quando lo si vede con i propri occhi, non quando si vede una fotografia online. Assolutamente questo è un consiglio da mettere sempre in pratica quando si parla di arredamento: non comprate mai nulla che non avete visto con i vostri stessi occhi dal vivo, insomma. Comunque sia, se avete bisogno di consigli d'arredo per sistemare parti della vostra casa, aprire alcuni angoli, io in questi giorni di quarantena mi sono resa disponibile per poter dare dei consigli applicabili da subito, insomma, in maniera gratuita. Quindi mi potete contattare su Instagram, il mio account è chiarafedele_id, e quindi contattatemi senza impegno,
non mi scoccio assolutamente, anzi potrei dare qualche consiglio da mettere subito in pratica per sistemare gli spazi di casa vostra, anzi lo faccio con piacere. Quindi questa è la prima attività che si può fare in casa in questi giorni. Un'altra attività è, le altre due attività sono invece più di tipo ludico. Allora, ho individuato due giochi che si possono fare a casa, appunto. Il primo è il gioco nomi, case, nomi, cose, città. È un gioco che potete fare sia con le persone di casa vostra che abitano in questo momento in casa vostra, ma sia con persone che abitano in altre parti del mondo, perché online ci sono diverse piattaforme che supportano appunto il gioco e potete inviare tramite un link le persone a giocare con voi. E inoltre la vera chicca sta in questa cosa. Io l'ho fatto con mio fratello, abbiamo giocato al gioco nomi, cose, città. E abbiamo trovato una piattaforma, quindi eravamo distanti, e si possono anche modificare le categorie. Quindi se volete fare una tema di design, la soluzione, l'idea è quella appunto di cambiare la categoria nomi, cose, città, con oggetti di sedie di design, tavoli di design, architetti, architetture di design, insomma. La fantasia, la creatività non può venire a meno con un gioco di questo tipo, e le risate, ve lo giuro, sono assicurate. La terza attività che invece vi propongo, anche questa di tipo ludica, ed è il gioco del fuorisalone. È un gioco da tavolo creato da Cranio Creation, quindi proprio questa azienda che crea tutti i più famosi giochi da tavolo italiani. E questo gioco da tavolo è stato realizzato nel 2018, è stato creato, quindi non è una cosa neanche recente, per festeggiare i 15 anni del fuorisalone. Quindi Studio Labo e Cranio Creation si sono messi d'accordo, hanno lavorato insieme per creare e progettare questo fantastico gioco da tavolo. Effettivamente si tratta di un gioco che simula il fuorisalone. Possono giocare sia chi è già stato al fuorisalone, quindi non servono competenze particolari, sia persone che invece al fuorisalone ci vanno abitualmente ogni anno. Per chi non lo sapesse, durante il fuorisalone ci sono in contemporanea 1.300 eventi distribuiti nell'arco di 6 giorni. Quindi ben prima che arrivino questi 6 giorni, ciascuno di noi, ciascun appassionato di architettura, passa un sacco di tempo ad organizzarsi il percorso migliore da fare affinché per risparmiare il più tempo possibile e riuscire ad andare agli eventi che interessano di più, perché alcuni sono dei veri e propri flop, cioè vengono presentati tramite newsletter come eventi strafighi, eventi alla quale non si può mancare, e poi magari vai lì, fai 2 ore di coda e ti rendi conto che in realtà hai perso 2 ore di una preziosissima settimana per vedere qualcosa che non ti interessava affatto. Quindi ciascuno di noi cerca sempre di studiare il percorso migliore, le tappe da non perdere, darsi i consigli, scambiarsi il newsletter per vedere appunto dove bisogna andare. E il gioco in pratica si struttura nello stesso modo. Il gioco propone degli eventi distribuiti nell'arco di 6 giorni, per ciascun giorno 4 la mattina, 4 il pomeriggio e 4 la sera. E ciascun giocatore deve riuscire a progettare, a studiarsi il percorso migliore al fine di andare agli eventi migliori, accaparrarsi la card con l'icona di design e quindi riuscire ad accaparrarsi più card di più icone di design tramite appunto il percorso migliore da lui congegnato prima degli altri, tra l'altro. Quindi è un gioco che dura 1 ora e si può giocare da un minimo di 2 a un massimo di 4 persone. Allora, sul sito ufficiale mi pare lo propongano la versione da tavolo a 40 euro, ma su Amazon lo si trova anche a circa 10 euro. Inoltre, questa settimana o settimana scorsa, credo, sul profilo Instagram del fuorisalone.it, quello ufficiale,
avevano in un post parlavano dell'edizione della versione stampabile, quindi print and play. Io non sono riuscita a trovarlo, dicevano che il link sarebbe stato disponibile sulle stories. Io è vero che ho visto le stories più tardi, ma non ho trovato nulla. Eventualmente, se volete provare, tentare a recuperare questo gioco in PDF da stampare, provate magari a contattare Fuori il Salone tramite i DM su Instagram e vedete se vi rispondono. Io ho intenzione di comprare il gioco da tavolo perché in realtà è nella mia wishlist da un bel po', ma non volevo spendere 40 euro e ho scoperto, appunto, facendo delle ricerche in questi giorni, che era disponibile la versione a 10 euro, quindi lo comprerò. Altra categoria è quella della lettura. Allora, come prima cosa da poter leggere, io ovviamente vi suggerisco il mio blog. Il mio blog lo trovate all'indirizzo www.chiarafedele.com e ovviamente ogni 15 giorni trovate un nuovo articolo. Quindi se lo scoprite oggi trovate tutti i vecchi articoli che di cui comunque molti sono sempre recenti, sono degli evergreen. E potete farvi una scorpacciata di design per quanto riguarda informazioni, notizie e quant'altro, curiosità anche, e trovate una delle mie rubriche più forti, quella delle tendenze e dei trend. E quindi se volete un po' aggiornare la vostra casa, perché magari vi piace così com'è ma volete giusto aggiungere quel tocco di novità, consultatevi tutta la rubrica delle tendenze e scegliete quella che vi piace di più. Passiamo ora alle riviste. Per quanto riguarda le riviste, ne ho selezionate ben tre, perché tre a quanto pare è un numero ricorrente in questo video, è il mio numero preferito tra l'altro, perché è il simbolo della perfezione, poteva che essere questo qua appunto. Ho individuato ben tre riviste. Le mie riviste preferite in realtà sono due. La prima, quella che occupa un posto principale, è AD. AD è una rivista che tratta appunto principalmente temi di design, quindi vi fa fare home tour nelle case, vi presenta progetti di appunto oggetti, complementi d'arredo, vi parla di tendenze, dell'evoluzione della società e quindi di come gli oggetti si evolvono. E poi c'è Domus. Domus occupa il secondo posto sul podio delle mie preferenze. Domus però è più tratta temi più inerenti all'architettura, quindi progetti di architettura particolari, e poi ovviamente trovate anche comunque la parte di interior, come perché un progetto di architettura non potrebbe considerarsi completo senza appunto un adeguato studio di interior design. Se invece volete qualcosa di più leggero, perché vi appassionate sia all'architettura di interni, al design, ma non in questa maniera così, magari un pochino più ludica, allora vi consiglio delle riviste un pochino più leggere, come magari Casa Facile. Io ho delle amiche che scrivono che ho conosciuto personalmente, che scrivono per Casa Facile, perché dietro c'è anche un team di blogger. E so che alcune di loro, almeno quelle che conosco, sono delle persone, delle ragazze veramente in gamba, che offrono contenuti molto interessanti che magari si possono leggere in un'ora in cui un pochino più frivola, ecco. La terza categoria invece è quella dei libri. Vi consiglio tre libri che sono tra i miei preferiti nella mia libreria. Sto guardando in guardia che passa la mia libreria e ne ho selezionati tre per voi, tra quelli che io ho preferito di quello che ho letto, insomma. Allora, al primo posto non poteva che esserci un libro di Bruno Munari, ed è il libro Da cosa nasce cosa. Bruno Munari è un progettista, ma io lo definisco un tuttologo, un artista, un creatore, un avanguardista. Bruno Munari è per me emblema del design italiano e non. Praticamente in questo libro scoprite il vero significato del design, ciò che il design dovrebbe rappresentare, anche se poi il suo significato è stato un po' trasformato nel corso della storia, insomma. Ma qui con questo libro riuscite a capire il vero senso del design. In realtà Bruno Munari cerca di... Scusate se ho messo la copertina, ma io sono anche piuttosto maniacale, non potevo che essere diversamente, poiché sono un architetto.
Comunque sia, spero che comunque si capisca un po' la copertina. Comunque sia, da cosa nasce Coda di Bruno Munari? E lui, appunto, questo concetto cerca di riportarlo nella maggior parte dei suoi libri perché ha scritto molti libri. Io ve li consiglio tutti. Io ho preso questo perché ne ho letti due di Bruno Munari, credo, ma nella mia wishlist ci sono tutti, tutta la bibliografia di Bruno Munari perché ne leggete uno e vi viene voglia di leggerli tutti quanti, ve lo assicuro. E in più riesce a parlare di design in una maniera molto discorsiva, senza utilizzare termini particolari o quant'altro. Lui è una persona semplice, i suoi progetti sono semplici e la sua comunicazione è molto semplice. Da che infatti ha scritto anche libri per bambini, ha creato giochi per bambini, quindi assolutamente se iniziate ad approcciarvi adesso al mondo del design, iniziate con Bruno Munari. Il secondo libro che vi consiglio è questo qui, si chiama Storia del Design, Renato De Fusco. Ed è un libro che viene utilizzato come classico nelle scuole di architettura di interni e design. In realtà è scritto anche questo in maniera molto semplice, almeno io sono riuscita a capire tutto. Presenta la storia quindi del design da quando è iniziato ai giorni nostri, insomma. Ed è una bella scoperta, un bel percorso storico, insomma, molto interessante perché tratta di oggetti che così a pensarci, insomma, non potremmo, almeno io quando l'ho letto per la prima volta ho detto, caspita, ma questo è un oggetto di design e capisci ancora di più cosa significhi design. E secondo me capirlo aiuta molto quando poi si deve fare, personalizzare casa, perché tante volte ci viene propinato un oggetto per un qualcosa di design, lo si paga magari anche caro e poi non ha nulla a che fare col design. E poi c'è il terzo libro che ho selezionato, è Parole nel vuoto di Adolf Loos. Cioè, l'ho letto molto tempo fa, sinceramente, quindi farvi una recensione adesso così, insomma, non mi viene. Però vi posso dire che da tutta la mia bibliografia, che è piuttosto consistente, penso che valga veramente la pena leggere. Si legge facilmente anche questo, sì, a volte i termini sono un po' particolari, ma perché è semplicemente un libro scritto. Arriviamo quindi all'ultima categoria che è quella dei film, serie TV e documentari, quindi cose da vedere. E cosa ci poteva essere al primo posto se non ovviamente il mio canale YouTube e i miei video? Assolutamente nient'altro. Al primo posto ci sono i miei video su YouTube, dove vi parlo appunto delle icone del design, dove vi do dei consigli per ristrutturare e progettare un po' casa, dove ci sono anche video un pochino più di intrattenimento, come per esempio il video in cui vi mostro il assaggio insieme a voi e al mio compagno il cioccolato di design, il Chocobrick Terrazzo. Insomma, dei video in cui ci si può fare due risate o comunque scoprire veramente qualcosa in più sul design, coltivare la propria cultura sul design o comunque sul scoprire delle chicche per progettare casa. Al secondo posto, come seconda categoria, ci sono le serie Netflix. Al primo posto ho messo Interni da favola. Allora, in questa serie praticamente ci sono più protagonisti che sistemano, progettano casa propria secondo le proprie passioni. Ma sono delle progettazioni davvero estreme. Per esempio, c'è una coppia di giovani che progetta, decide di andare a vivere in una barca. E quindi questa barca, da che è una catapecchia che quasi affonda, ha una progettazione veramente fatta comunque sia da due giovani ragazzi, non è che avessero competenze particolari, e riescono a trasformare questa piccola barchetta, insomma, in un interno veramente invidiabile. Oppure c'è la casa circo, quindi una non mi ricordo più se era uno che ha lavorato al circo, un appassionato semplicemente di circo, che ha arredato casa propria una versione davvero super stravagante e va reso nelle prime stanze un inno al mondo circense.
Alcuni sono veramente dei casi estremi, come appunto questo qua, cioè io non andrei mai a vivere in una casa di questo tipo, ma è curioso, almeno a me è sempre incuriosito entrare nelle case delle persone, quindi sarà per questo che sono diventata interior designer, non lo so, ma se vi piace, come se trovate questo curioso come me, insomma ve lo consiglio. Al secondo posto, per quanto riguarda le serie TV, troviamo Facciamo Ordine con Marie Kondo. Marie Kondo non ha bisogno di presentazioni, è una guru dell'ordine e qui trovate le sue tecniche per sistemare, organizzare, mettere in ordine casa, fare decluttering, quindi trovate magari delle pillole da mettere in pratica anche voi nelle vostre case, perché questo magari è il momento migliore. E infine, per quanto riguarda le serie Netflix, troviamo World Most Extraordinary Homes, scusate l'inglese, non parlandolo, da cucce che una settimana sto già perdendo. Comunque sia, qui abbiamo due protagonisti che vanno in giro per il mondo ed entrano in queste case molto particolari e facendolo un tour e facendolo vedere anche noi. Ultima mini categoria è quella dei film. Allora, il primo che ho selezionato è Renzo Piano, L'architetto della luce. Questo è un film, lo si può acquistare in DVD su Amazon ed è un documentario che segue l'architetto durante la progettazione del centro Botini in Spagna e dà una interessante riflessione sul mondo della progettazione e anche sulle potenzialità dell'architettura più in generale. Il secondo film, o meglio documentario, è Minimalism. Minimalism è un documentario girato in America, questo è presente su Netflix, e vista diverse persone che hanno scelto di rifugiarsi dal consumismo tipico americano come emblema della felicità per vivere invece una vita molto più semplice e minimal, appunto, e ne elogiano le virtù di questa scelta di vita, insomma. E infine l'ultimo film, anche questo in realtà un documentario, è Lego House, presente su Netflix. Si tratta di appunto una struttura architettonica progettata da King e su pensate un po' che si tratta di un'architettura, quindi un museo dedicato ai mattoncini Lego, che sono dei giochi che appassionano sia i bambini che i più grandi, soprattutto se i più grandi sono appassionati di architettura. Rimane un evergreen a tutte le età, appunto, e si tratta di una struttura di 12.000 metri quadrati progettata con 25 milioni di mattoncini. Quindi il mio sogno è andare prima o poi alla Lego House, soprattutto a maggior ragione dopo aver visto questo documentario. Prima volevo andarci, dopo aver visto questo documentario, se amate i mattoncini Lego diventa una meta che aggiungerete nella vostra lista dei desideri, insomma, anche questa. E con questo è tutto, spero di avervi dato qualche idea utile per fronteggiare questa quarantena. Ovviamente i libri, le serie TV, le riviste che avrei potuto consigliarvi sono molti di più, magari farò degli altri video prossimamente in cui vi elenco proprio specifiche su tutte le riviste che adoro, su tutti i libri che ho letto e che consiglio, su tutti i film, delle cose un pochino più concentrate per argomento. Inoltre l'ho fatto anche perché sinceramente spero che questa quarantena si concluda il prima possibile. Stay strong, muniamoci di tanta pazienza e di tanto design per fronteggiare questo periodo e tanta positività soprattutto. Se volete potete magari contribuire anche voi a questo video aggiungendo sotto nei commenti delle idee per letture, per altre attività magari da svolgere, dei film che voi avete visto riguardo design e architettura, potete consigliarla e magari anche io, così magari anche io posso attingere qualche idea in più. Io smetto di parlare, mi raccomando, mettete un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto, un pollice in giù se non vi è piaciuto, così non continuerò più la serie con libri, video o altre attività da consigliarvi. Iscrivetevi
iscrivi al canale cliccando su iscriviti qua sotto e attivate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video che usciranno. Vi ringrazio per aver visto questo video e vi do un grosso bacione. Ciao, al prossimo venerdì!